La redazione di Flash Giovani ha visitato Ex Africa, la più ampia mostra italiana sull'arte africana in esposizione al Museo Civico Archeologico. Siamo partiti dalla famosa citazione di Plinio il Vecchio, ex Africa semper aliquid novi, ovvero dall'Africa giunge sempre qualcosa di nuovo, come punto di partenza del racconto che i curatori hanno messo insieme per questa esposizione, che è la più ampia mai realizzata prima in Italia, con le sue 9 sezioni e 270 opere provenienti da tutta Europa, più Nigeria e Russia. Si è cercato di dare un taglio specifico, innanzitutto geografico, partendo da storie che collegano questi ambiti e questi atelier a storie europee. È uno sguardo reciproco, un dialogo tra noi europei e gli africani. Riconoscere l'arte africana vuol dire in un certo qual modo riconoscere gli africani, quindi dare un valore a questo rapporto che c'è nei secoli tra noi europei e gli africani, fatto anche non solo di sfruttamento ma anche di un riconoscimento artistico importante, fino a giungere a quelle che sono le influenze nelle avanguardie storiche d'inizio Novecento. La storia dell'arte europea cambia radicalmente lo sguardo degli artisti come Picasso, Matisse, Modigliani e l'espressionismo tedesco indicano proprio la via che i grandi artisti trovano nella sintesi espressiva ed estetica in questi manufatti, in queste opere che giungono dalle colonie. Questa mostra affronta in particolare una sezione specifica denominata Mani dei Maestri, che tende a superare lo stereotipo per il quale l'arte africana è frutto di un generico sapere e di una produzione artigianale senza tempo e senza luogo. Alle mie spalle qua vediamo lo strepitoso arazzo di Ella Natsui, che è uno dei grandi protagonisti dell'arte africana contemporanea ghanese, che mette la tradizione della propria famiglia di maestri arazzieri e tappezzieri, e lui realizza questi arazzi fatti con materiale di recupero, cuciti insieme come un grande arazzo contemporaneo. Nella sezione dell'arte contemporanea vengono trattati alcuni temi dell'oggi, come ad esempio la mobilità, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, attraverso alcune opere esposte, come questa ad esempio di un artista del Madagascar, Malala, che rappresenta in questa immagine alcuni temi legati proprio alle migrazioni, al movimento, ma con un'attenzione, una raffinatezza, una squisitezza particolare. Alcuni temi fortemente stringenti che legano anche la storia del mondo occidentale e del suo essere così invasivo in Africa vengono posti in questa mostra attraverso alcune opere, come questo straordinario capolavoro di Mabunda, è un trono realizzato con armi dismesse dalla guerra civile che ha insanguinato il Mozambico. In questa vetrina sono esposti alcuni dei grandi capolavori del popolo Yoruba. Sono prestiti straordinari che provengono direttamente dalla Nigeria, quando furono scoperte nel 1910 dall'esploratore Leo Frobenius, un tedesco. Si imbatté in queste straordinarie opere e disse: beh, questo è un greco che si è perso nel Sahara ed è arrivato fin qua e ha tramandato quest'arte di stampo squisitamente ellenico. E in realtà non è così, non si è perso nessun greco, è frutto di una sapienza locale. Sono rappresentazioni di re e regine con il volto inciso con queste striature che sono le scarnificazioni tipiche del popolo Yoruba, che hanno un preciso significato. Ex Africa è quindi un percorso che speriamo possa lasciare qualche domanda aperta nei nostri visitatori e anche un sogno che si avvera.